Buonasera a tutti. Ecco, come sta scritto proprio sul manifesto, il titolo della mia conferenza, ecco, Elisabetta della Trinità e Paolo, amicizia tra due santi. Prima di affrontare il discorso sul rapporto tra Santa Elisabetta della Trinità e San Paolo, occorre soffermarsi su un tratto essenziale della personalità di Elisabetta, per cogliere il fascino della sua esperienza sintonizzata con quella dell'Apostolo. Elisabetta della Trinità è prima di tutto una donna d'ascolto e un tratto saliente della sua personalità. La musicista ha sempre la sua lira accordata, come scrive lei, un'anima che discute sul proprio io, che si preoccupa delle sue sensibilità, che insegue un pensiero inutile o un qualsiasi desiderio, disperde le sue forze, non è tutta ordinata a Dio, la sua lira non vibra all'unisono. Questa disposizione interiore permetteva alla parola di Dio di risuonare nel suo cuore in tutta la sua ricchezza e vibrare nella sua anima attenta e vigilante. O Verbo eterno, parola del mio Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarti, voglio farmi tutta ammaestrabile per imparare tutto da te. L'ascolto in Elisabetta diventa un desiderio profondo, anelante e impetuoso che scaturisce dal suo cuore fino, accogliente e vibrante. Non ha la passione di ascoltarlo, scrive al reverendo Chevignard, è così forte talvolta questo bisogno di tacere. Il padre Fornara, parlando di questa caratteristica elisabettiana, osserva: abituata a far vibrare le corde dell'ascolto, sensibile alle risonanze dell'armonia, innamorata del valore della bellezza, colora il cammino di ascolto del Dio che parla dentro di lei con una tonalità estetica molto viva. Ecco, con questa disposizione Elisabetta si accosta alla parola di Dio e penetra gli scritti di San Paolo, ascoltandolo come maestro e come amico sulla via dell'intimità con Dio, accogliendo la parola della fede. Scrive: è ancora San Paolo che mi istruisce, San Paolo che si è immerso nel grande consiglio di Dio. Ecco ancora San Paolo che mi viene in aiuto e mi traccia un regolamento di vita. Elisabetta, immersa in un forte silenzio, è abilitata ad ascoltare in modo che la parola del Maestro diventa l'unica a risuonare nel suo castello interiore. Io mi taccio e lo ascolto. È molto buono ascoltare tutto da Lui. In questo silenzio la parola cambia, brucia, purifica, germoglia e fruttifica nello spazio interiore di Elisabetta, dove l'orizzonte è semplicemente l'infinito di Dio. Elisabetta ascolta in un atteggiamento tutto mariano e mentre contempla l'immagine dell'Annunciazione nella sua cella scrive: nella solitudine della celletta mi unirò all'anima della Vergine nel momento in cui il Padre la copriva della sua ombra, mentre il Verbo si incarnava in lei e sopraggiungeva lo Spirito Santo a operare il grande mistero. Tutta la Trinità che è in azione, che si consegna, che si dona. E non è in questi abbracci divini che trascorre tutta la vita della Carmelitana? Con questa apertura mariana l'ascolto si trasforma in una contemplazione, opera quasi un'epiclesi, dove la parola si incarna nell'oggi di Elisabetta e diventa in lei portatrice di un evento salvifico. Nel silenzio e nell'ascolto Elisabetta si rivela la donna della totalità, dell'eccessivo, per questo la sua risposta alla parola è totale. Elisabetta non si impegna mai a metà e manifesta una grande apertura d'anima. Ovviamente lei non aveva a disposizione tutta la Bibbia. Attraverso il Manuel du Chrétien aveva accesso al Nuovo Testamento e ai Salmi. Dell'Antico Testamento non sapeva che alcune citazioni sparse nelle sue letture.
Ma attraverso questa lettura limitata, Elisabetta è andata direttamente all'essenziale. Di fronte alla parola si stupisce, loda, ascolta in silenzio, seleziona, ritorna fino alla monotonia sugli stessi testi. Sono le parole anche di Padre Fornara. Per lei la parola compie il lavoro di spogliamento, come lo esprime nell'ultimo ritiro, il lavoro di spogliamento nell'anima, perché ha questo di proprio e di particolare, è che essa, la parola, opera e crea ciò che fa capire, purché tuttavia l'anima acconsenta a lasciarsi fare. Ed Elisabetta acconsente. Leggendo Elisabetta è facile notare che San Paolo occupa un posto d'onore nella sua ricerca sulle vie dell'intimità con Dio. San Paolo, le cui belle lettere costituiscono ora la mia passione e la mia gioia, scrive nella lettera 230. Elisabetta ama in Paolo l'appassionato di Cristo, come se il cuore dell'apostolo vibrasse nel suo stesso cuore. Elisabetta sente l'ardore dell'anima paolina. Scrive: «In queste righe era chiusa tutta l'anima ardente di San Paolo». E San Paolo, che penetra tanto questo mistero di Dio, questo mistero che Dio ha tenuto in sé nascosto nei secoli passati. Invece San Paolo, il moralista o l'organizzatore delle giovani comunità, è assente dalle sue preoccupazioni. Il padre Heleua afferma: «Possiamo parlare a riguardo di un messaggio rivestito di linguaggio paolino ed accogliere tale fenomeno come indice e conseguenza di una affinità interiore indiscutibile». Heleua aggiunge: «Leggendo Elisabetta non abbiamo l'illusione di un'esaltata, ma la certezza di una persona teologicamente informata e capace di leggere Paolo secondo Paolo stesso». In questo modo Elisabetta costruisce il suo edificio spirituale, dove possiamo apprezzare e la dimensione cristologica e la conoscenza paolina. Nelle sue scoperte Elisabetta si appoggia sempre sull'autorità di Paolo e sotto la sua penna scorrono spesso espressioni tali come dice San Paolo, e San Paolo che parla così possiamo crederlo, e ancora San Paolo che lo dice, eccetera. La notevole sintonia tra Elisabetta e Paolo rivela una fusione di sguardi, come se entrambi fissassero lo stesso orizzonte. È vero che Elisabetta aveva bisogno del linguaggio paolino per esprimere la sua stessa esperienza, oppure, come spiega il padre Marion, sentiva la necessità di capire se stessa, di uscire dalla soggettività e allo stesso tempo la volontà di rendere comunicabile la sua esperienza. Per questo si è assimilata al linguaggio paolino. Tuttavia, il rapporto con San Paolo, a mio avviso, oltrepassa il mero bisogno di un mezzo per esprimersi e si consolida sotto il segno dell'amicizia. Questo fatto è naturale per una donna dotata da una capacità straordinaria di stabilire e mantenere rapporti umani profondi e trasparenti e inserirli nel solco della sua ricerca di Dio. L'interiorità di Elisabetta, infatti, nota il padre Fornara, è un tessuto di relazioni, si nutre di relazioni e apre alla capacità di relazionarsi in modo sereno, adulto e tenero con gli altri. La dimensione paolina nell'esperienza di Elisabetta andava crescendo specialmente dal 1905, cioè nella fase finale e intensa della sua vita. Padre Marion osserva che da quest'anno il suo linguaggio paolino diventa solido e frequente e San Paolo diventa suo maestro e suo amico in modo notevole. Cercherò di illustrare con alcune pennellate questo rapporto d'amicizia tra i due santi, come se fossero protagonisti di un concerto per pianoforte a quattro mani, suonato a lode della sua gloria. E non pensate che sono un musicista. Sono stato cacciato via in modo elegante dal professore. Primo, sotto il segno dell'amore. Conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza. Efesine 3,19.
Per Paolo tutto parte dall'agape. Il cantore dell'amore divino è stato sempre alla ricerca di apprendere questa scienza amoris. Elisabetta fu ugualmente colpita dallo stesso mistero e aveva la medesima sete di scandagliarlo. Elisabetta si lascia possedere dalla stessa passione paolina per cercare e acquisire questa scienza e si iscrive alla scuola dell'Apostolo per apprenderne i segreti. San Paolo, scrive Elisabetta, nelle sue magnifiche lettere non predica altro che questo mistero della carità del Cristo. Mi servo perciò delle sue parole. E rivela il suo desiderio. L'amore chiama amore e io non chiedo altro al buon Dio se non di comprendere questa scienza della carità di cui parla San Paolo. Di fronte a questa esigenza, Elisabetta prende la decisione seguente. E dunque dal grande apostolo che mi farò istruire per possedere questa scienza che, secondo la sua espressione, trascende ogni conoscenza, la conoscenza dell'amore del Cristo. Per il grande amore con il quale ci ha amato, Efesine 2,4. Elisabetta ha scoperto che questo amore è eccessivo, al quale deve rispondere in modo eccessivo. Nella traduzione del suo manuale appare l'espressione seguente: Dio ci ha troppo amato. La parola troppo esprime per Elisabetta la follia dell'amore divino. In quest'ottica legge, per esempio, il mistero dell'Annunciazione. Cito: amo tanto questo mistero che un pio autore ha chiamato la calata d'amore e penso che, contemplandolo, San Paolo ha potuto dire Dio ci ha troppo amato. Elisabetta personalizza questo grande amore, definito come troppo. Al tramonto della sua vita confessa: vedi, c'è una parola di San Paolo che è come un riassunto della mia vita e che si potrebbe scrivere su ciascuno dei suoi momenti. Propter nimiam caritatem. Sì, tutti questi torrenti di grazia dimostrano che mi ha troppo amato. Questa parola diventa il suo sostegno nei momenti di sofferenza e ritornava spesso nelle sue lettere, assumendo un senso sempre più intenso. Scrive alla mamma: quando ci si presenta una grande sofferenza o un piccolo sacrificio, pensiamo subito che è la nostra ora, l'ora in cui possiamo provare il nostro amore a colui che ci ha troppo amato, dice San Paolo. Sotto la luce dell'amore, lo scandalo della sofferenza si trova disarmato. Con il suo senso fine di comunicazione e di relazione, Elisabetta diventa missionaria del troppo grande amore e vuole comunicare questo segreto a tutti. Così riesce a orientare i suoi amici sulla via della fiducia e dell'amore e rivela un'originalità rispetto al suo tempo. Al dolorismo risponde con la fiducia, al timore preferisce l'amore. All'eccesso dell'amore divino, Elisabetta risponde con l'eccesso della fede. Amart Weistart scrive: quanto la tua sorellina d'anima ti è unita in questi giorni tutti divini, in cui il troppo grande amore scorre a fiotti nella sua anima. Già nella notte della fede le unioni sono così profonde, le strette così divine. Cosa sarà in quel primo giorno, in quel primo faccia a faccia, nel grande splendore di Dio, in quel primo incontro con la bellezza divina? Un amore, un dono. Mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Galati 2:20. Questa citazione appare più tardi negli scritti di Elisabetta e indica una tappa avanzata di maturità spirituale. Sotto l'ombra della croce, Elisabetta traccia la sua comprensione propria di questo versetto e comprende l'amore di Cristo come un consegnarsi che si incarna nella sua vita.
Chiediamogli, dice Elisabetta, di renderci veri nel nostro amore, cioè di fare di noi degli esseri di sacrificio, perché mi sembra che il sacrificio non sia altro che l'amore messo in azione. Mi ha amato e si è consegnato per me. Alla consegna di Cristo bisogna rispondere con un amore concreto. E qui Elisabetta afferma: credo che i beati di questo mondo siano coloro che hanno scelto la croce come loro porzione e loro eredità, e ciò per amore di colui del quale San Paolo ha detto: mi ha amato, si è consegnato per me. Mi sembra che tutta la dottrina dell'amore, quello vero e forte, sia racchiusa in queste poche parole. Elisabetta è convinta che la vera intimità con Dio esige una vita assorbita nell'amore vero, e la verità dell'amore si coglie nel dono. È così bella la verità, scrive Elisabetta, la verità dell'amore. Egli mi ha amato e si è consegnato per me. Ecco, piccola mia, ciò che vuol dire essere vero. Ogni giorno io vado incontro alla morte. 1 Corinzi 15:31. Nei suoi ultimi giorni Elisabetta tornava spesso su queste espressioni di San Paolo, convinta che per vivere nella verità dell'amore bisogna offrirsi quotidianamente. In mezzo alle sue sofferenze, vissute come una consegna risposta, Elisabetta cerca di dare un significato a tutta la sua esistenza, consapevole del lavoro della distruzione, come lo chiama lei, che è in atto. Per lei è giunta l'ora della fede e trova in San Paolo un nutrimento e un'espressione. Quotidie morior, muoio ogni giorno, io diminuisco, rinunzio ogni giorno più a me stessa perché il Cristo cresca e sia esaltato in me. Quotidie morior, metto la gioia della mia anima volontariamente, non sensibilmente, in tutto ciò che può immolarmi, distruggermi, abbassarmi, perché voglio lasciare spazio al mio Maestro. Da questa breve espressione paolina, Elisabetta ne fa un ufficio quotidiano e trae un programma di vita. Quale uscita da sé ciò suppone, dice Elisabetta, quale morte? Lo diciamo con le parole di San Paolo. Quotidie morior, ecco la condizione, bisogna essere morti. Senza questo si può essere nascosti in Dio in alcune ore, ma non si vive abitualmente in questo essere divino, perché la sensibilità, la ricerca personale e il resto ce ne portano fuori. Elisabetta si rivela radicale e radicata e va contro la logica dell'amore provvisorio, prigioniero dei capricci umani. Questa dottrina, che sembra austera, per lei è d'una deliziosa soavità quando si pensa che il termine di questa morte è la vita di Dio messa al posto della nostra. Nella conformità a Lui. Conoscere Lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua morte. Filippesi 3:10. Nel corso del suo ritiro annuale del 1905, Elisabetta cita per la prima volta un lungo passaggio della lettera ai Filippesi. Con questa citazione e tutto il commentario che segue, Elisabetta traccia il programma dei suoi ultimi anni. Alla luce della parola, legge le sue sofferenze quale conformità a Cristo. Così si apre per lei la via dell'offerta trasformante. Elisabetta esprimeva sempre il suo desiderio di vivere in conformità al suo Maestro, di immedesimarsi con Lui. Questo desiderio prende ora una nuova tonalità perché entra in scena l'elemento della sofferenza come realtà vissuta e messa al servizio della sua trasformazione in un'umanità aggiunta. Dice Elisabetta: «Oh, gli chieda che la rassomiglianza con l'immagine adorata sia ogni giorno più perfetta. Configuratus morti eius, ecco ciò che ancora mi urge dentro, dà forza alla mia anima nella sofferenza.
se sapesse quale opera di distruzione sento in tutto il mio essere. È la via del Calvario che si è aperta e io sono felicissima di camminarvi come una sposa accanto al divino crocifisso. Nel seno di questa radicalità di esperienza vissuta, di sofferenza accolta e trasformata, gli orizzonti si spalancano davanti agli occhi di Elisabetta. In una lettera densa alla sua sorella scrive: San Paolo diceva, ciò che voglio è conoscere Lui, il Cristo, e la comunione con le sue sofferenze e la conformità alla sua morte. Allude così a quella morte mistica per cui l'anima si annienta e si dimentica così bene di se stessa che se ne va a morire in Dio per trasformarsi in Lui. Sorellina, ciò richiede sofferenza perché occorre distruggere tutto ciò che siamo noi per mettere al suo posto Dio stesso. Non è più Elisabetta che porta la parola, ma è la parola che la porta. L'amore è ormai purificato. Soffro nel mio corpo ciò che manca alla passione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Colossesi 1,24. Questa parola segna una nuova svolta nel suo cammino di sofferenza e la orienta verso la missione. I dolori prendono un senso soprannaturale. Mi rallegro, ecco cito Elisabetta, mi rallegro, diceva San Paolo, di completare nella mia carne ciò che manca dei patimenti di Gesù Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. O come dovrebbe divinamente trasalire di gioia il tuo cuore di madre, sta parlando alla madre, pensando che il Maestro si è degnato scegliere tua figlia, il frutto delle tue viscere, per associarla alla sua grande opera di redenzione, e che egli soffre in lei come un prolungamento della sua passione. La sposa appartiene allo sposo, il mio mi ha presa, vuole che sia per lui un'umanità aggiunta nella quale egli possa ancora soffrire per la gloria di suo padre, per aiutare i bisogni della sua Chiesa. Questo pensiero mi fa tanto bene. Confermata e confortata dalla parola di Paolo, Elisabetta sente nella sua carne il prolungamento dei patimenti di Cristo. Questa sostituzione le suggerisce l'espressione che io sia per lui un'umanità aggiunta che incontriamo nell'elevazione. Elisabetta considera questo apostolato della sofferenza come la missione per eccellenza di una carmelitana. Come è sublime la missione di una carmelitana, scrive. Ella deve essere mediatrice con Gesù Cristo, essergli come un'umanità aggiunta nella quale egli possa perpetuare la sua vita di riparazioni, di sacrifici, di lodi e di adorazioni. Ecco, Elisabetta si accinge a percorrere questa via regale. Nell'ultimo ritiro, scrive così, completo nel mio corpo ciò che manca dei patimenti del Cristo per il suo corpo che è la Chiesa. Tale è l'atteggiamento di quest'anima. Ella cammina sulla strada del Calvario alla destra del suo Re crocifisso, annientato, umiliato, eppure così forte, così calmo, così maestoso, mentre va alla sua passione, all'ode dello splendore della sua grazia, secondo l'espressione così forte di San Paolo. Egli vuole associare la sua sposa alla sua opera redentrice e questa via dolorosa sulla quale ella cammina le appare come la strada della beatitudine, non solo perché vi conduce, ma anche perché il Maestro Santo le fa comprendere che ella deve oltrepassare ciò che vede di amaro nella sofferenza per trovarsi come lui il suo riposo. Elisabetta, determinata, decisa e sostenuta dallo sposo, entra attraverso la sofferenza nella sua beatitudine, avendo sulle labbra le parole di Paolo: «Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo». 2 Corinzi 12, 9.
All'eccesso della sofferenza Elisabetta oppone l'eccesso dell'amore, vissuto e trasformato in una diaconia per la Chiesa. Predestinati dall'amore, in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. Efesini 1,4. San Paolo rivela questo decreto divino a Elisabetta. Siate santi perché santo sono io. Sotto questa parola io mi raccolgo. Essa è la luce sotto i cui raggi camminerò durante il mio divino viaggio. San Paolo me la spiega e me la commenta quando dice: dall'eternità Dio ci ha scelti in Cristo affinché fossimo immacolati, santi, davanti a Lui nell'amore. Per Elisabetta niente è lasciato al caso, è cosciente che Dio dall'eternità ha posato su di lei il suo sguardo d'amore ed è giunta l'ora per realizzare pienamente il suo disegno. Scrive: quando io sarò completamente identificata con questo esemplare divino, completamente passata in lui e lui in me, allora adempirò la mia vocazione eterna, quella per la quale Dio mi ha eletta in lui, in principio, quella che io seguirò in eternum, allora che immersa nel seno della mia Trinità, io sarò l'incessante lode della sua gloria. Laudem glorie eius. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Romani 8,29. Con l'avanzamento della sua malattia, Elisabetta è più cosciente del fatto che la sofferenza è un mezzo per renderla più conforme all'immagine divina. Scrive alla mamma: mamma cara, rallegrati, pensando che dall'eternità noi siamo stati conosciuti dal Padre, come dice San Paolo, e che Egli vuole ritrovare in noi l'immagine del suo Figlio crocifisso. O se sapessi quanto la sofferenza è necessaria per compiere l'opera di Dio nell'anima. In questo momento cruciale della sua vita, Elisabetta si lascia istruire da San Paolo per studiare il modello divino, Cristo. Questa chiave cristologica allontana la sua esperienza da ogni soggettivismo sentimentale o illusorio. Scrive al riguardo: occorre essere trasformati in Gesù Cristo. È ancora San Paolo che me lo insegna. Coloro che Dio da sempre ha fatto oggetto delle sue premure li ha anche predeterminati a essere conformi all'immagine del Figlio suo. Importa dunque che io studi questo divino modello in modo da identificarmi con Lui e poterlo senza posa esprimere agli occhi del Padre. In Elisabetta tutto sfocia nella gioia perfetta. Ed ecco, esclama: se sapessi che ineffabile felicità gusta la mia anima, pensando che il Padre mi ha predestinata ad essere conforme al Figlio suo crocifisso. È San Paolo che ci parla di questa elezione divina che sembra essere la mia eredità. Una vocazione, un nome. Parallelamente alla predestinazione, Elisabetta cristallizza in un'espressione di San Paolo nella lettera agli Efesini la sua vocazione personale. Cito: nel cielo della nostra anima siamo anche noi lodi di gloria della Santissima Trinità, lodi di amore della nostra Madre Immacolata. Un giorno il velo cadrà e noi saremo introdotte nei sacrari eterni e la canteremo nel seno dell'amore infinito e Dio ci darà allora il nome nuovo promesso ai vincitori, quale sarà Laudem Glorie. Questa espressione paolina la lascia sedotta e voleva vivere questo nome come un progetto integrale. L'espressione lode di gloria, afferma il padre Heleua, contiene come in un lampo intuitivo che tutto illumina e unifica la ricchezza di una spiritualità indiscutibilmente personale e matura. Al canonico Ong scrive: le farò una confidenza molto intima, il mio sogno è essere lode della sua gloria.
Ho letto questa espressione in San Paolo e il mio sposo mi ha fatto capire che questa era la mia vocazione, fin dall'esilio, aspettando di andare a cantare il Sanctus Eterno nella città dei Santi. Ma ciò richiede una grande fedeltà, perché per essere lode di gloria bisogna essere morta a tutto ciò che non è lui. In questo senso Elisabetta cresce nell'oblio di sé per essere tutta tesa verso il Signore e lasciare tutto lo spazio per Lui. Elisabetta è cosciente di portare in sé il suo cielo dove può incontrare Dio e realizzare la sua vocazione. Esprime così: «Cieli enarrant gloriam Dei, ecco ciò che narrano i cieli, la gloria di Dio». Poiché la mia anima è un cielo in cui io vivo aspettando la Gerusalemme celeste, occorre che anche questo cielo canti la gloria dell'Eterno, nient'altro che la gloria dell'Eterno. Nel compiere il suo ufficio, Elisabetta non celebra Dio, ma diventa lei stessa una celebrazione di Dio. San Paolo le ha rivelato che il Padre la vuole lode di gloria per proiettare il volto di Cristo ai suoi occhi, associare la sua offerta a quella di Cristo e rinnovare in lei il suo mistero di umanità giunta. Il padre Fevotto osserva che Elisabetta non conosce la storia della teologia che ha appesantito questo tema. Il suo genio sta nel tenersi all'essenziale, alla parola rivelata nella sua semplicità. Dio l'ha eletta, chiamata, colmata e come risposta Elisabetta si offre per essere santa contando sulla fedeltà di Dio. In una lettera scrive così: «O gli chieda che io sia all'altezza della mia vocazione e non abusi delle grazie che egli mi prodiga. Se sapesse come talvolta ciò mi fa paura, allora mi getto in colui che San Giovanni chiama il fedele, il verace, e lo supplico di essere lui stesso la mia fedeltà. In noi Dio ha fatto la sua dimora. Non vivo più io, ma Cristo vive in me», Galati 2:20. Elisabetta ha inciso questo versetto sulla sua croce, come motto della sua vita, e si è appropriata di questa parola: «Non vivo più io, Elisabetta, ma Cristo vive in me». Il padre Fornara considera questo versetto come la cifra simbolica dell'itinerario di Elisabetta alla ricerca dell'interiorità. Al canonico Ong scrive: «Voglia, caro reverendo, offrire il santo sacrificio per la sua carmelitana. Lo offra affinché sia tutta presa, tutta invasa e possa dire con San Paolo: vivo non più io, ma vive in me Cristo». Per Elisabetta questo comporta la morte mistica. O felice morte in Dio, o soave e dolce perdita di sé nell'essere amato, che permette alla creatura di esclamare: vivo però non più io, ma vive in me Cristo. Alla fine della sua vita, il desiderio paolino invade tutta l'interiorità di Elisabetta. Esprime così: «Non voglio più nulla se non essere identificato con Lui. Mihi vivere Christus est. Cristo è la mia vita». Tutta l'anima ardente di San Paolo passa attraverso queste righe. L'anima ardente di Paolo attraversa l'anima assettata di Elisabetta e la fa ardere dallo stesso fuoco. «Che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità». Efesini 3,17. Il giorno stesso in cui Elisabetta ascolta questa parola scrive alla mamma: «Occorre che ci lasciamo radicare nella carità di Cristo, come dice San Paolo nella bella epistola di oggi. Ma come arrivare a questo? Vivendo di continuo e in tutte le cose con colui che abita in noi e che è la carità». Penetrare nelle profondità divine, dimorare e radicarsi in esse è stato il programma di sempre di Elisabetta. Al termine della sua vita, quando era ormai tutta inabissata in un'interiorità intensa, scrive ancora la mamma:
Ho letto qualcosa di molto bello in San Paolo. Egli augura ai suoi che il Padre li fortifichi riguardo all'uomo interiore, affinché Gesù Cristo abiti per la fede nei loro cuori e siano radicati nell'amore. O che il Maestro ti riveli la sua divina presenza. Essa è tanto soave e dolce e dà tanta forza all'anima. Credere che Dio ci ama fino al punto di abitare in noi, di farsi il compagno del nostro esilio, il confidente, l'amico di tutti i momenti. Quest'intimità con Lui, confida Elisabetta, è stata il bel sole che ha irradiato la mia vita, facendone un cielo anticipato e ciò che mi sostiene oggi nella sofferenza. Per lei questo è il segreto della felicità dei santi, che sapevano bene di essere il Tempio di Dio e che, unendosi a questo Dio, si diviene un solo spirito con Lui. Come dice San Paolo, andavano anche incontro a tutto sotto il suo irradiamento. Radicata e fondata nell'amore, Elisabetta può compiere degnamente il suo ufficio di lode e di gloria e propone questa via a tutti quelli che desiderano vivere radicati in Dio. Elisabetta ci aiuta a salvare le nostre giornate dalla banalità e dalla tiepidezza, perché quando siamo radicati in queste profondità, ogni momento diventa colmo della presenza divina, colmo di trasfigurazione. Scrive anche alla fine della sua vita: segni tutto con il sigillo dell'amore, non resta che questo, come è vero che la vita è una cosa seria. Ogni minuto ci è stato dato per radicarci di più in Dio, secondo le espressioni di San Paolo. Un'esperienza, un testamento. Se raccogliamo le intuizioni paoline meditate e commentate da Elisabetta, ne appare il suo ritratto spirituale, il suo messaggio personale. Il padre Marion osserva che Elisabetta non fa discorsi, ma testimonia attraverso tutto il suo essere e per questo ci fa ascoltare e sentire San Paolo che parla attraverso la sua vita. Elisabetta scopre e comunica e alla scuola di Paolo ci aiuta a capire quale forza creatrice è racchiusa nella parola. Al tramonto della sua vita lascia al suo medico, dottor Barbier, queste righe. Ho avuto tanta gioia nel vederla apprezzare il mio caro San Paolo, che le chiedo per completare questa gioia di accettare come un ultimo addio dalla sua piccola malata, un'ultima testimonianza della sua affettuosa riconoscenza, il libro di quelle lettere nel quale la mia anima ha attinto tanta forza nella prova. Sono convinto che Elisabetta ci lascia oggi la stessa testimonianza di un'affettuosa amicizia, ci raccomanda San Paolo, e ci rivolge l'augurio che un giorno il suo amico Paolo rivolse agli Efesini: che il Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori e così radicati e fondati nella carità siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. E grazie.